Ancora un'altra scuola di Agrigento nel mirino dei vandali. È successo la notte scorsa nella frazione commerciale del villaggio Mosè, dove i teppisti sono penetrati all'interno dell'istituto Federico II di via De Sica. Per entrare i teppisti hanno mandato in frantumi il vetro di una finestra. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro i locali, danneggiati arredi e materiale didattico, mentre sul pavimento sono stati svuotati gli estintori. Poi con alcune bombolette spray i vandali hanno imbrattato i muri. Conclusa l'incursione sono scappati. A fare la scoperta sono stati i collaboratori scolastici che hanno dato l'allarme. I carabinieri intervenuti sul posto hanno cercato qualche indizio per risalire ai responsabili. Le lezioni sono state sospese e riprenderanno domani mattina. Il raid si è verificato a pochi giorni da un'altra azione vandalica compiuta alla scuola materna e Seneto. Episodi che stanno diventando ormai un'abitudine. Sempre nel 2011 altri raid vandalici in due scuole della città dei Templi. Il 27 aprile era toccato alla media Castagnolo. In quella occasione la scuola venne devastata causando la chiusura per diverse settimane. Stessa scena pochi mesi prima all'elementare Lauricella del Viale della Vittoria. Al fine di prevenire il susseguirsi di questi avvenimenti, diversi presidi hanno chiesto l'installazione della videosorveglianza.